cose determinate che chiedono un motivo particolare, la seconda perché non ti piace così tanto parlare nel dopopartita. Primo il taglio perché per cambiare un po' solamente non è niente in particolare. Dopo sono di parlare un poco, no? Basta così, è quello solamente. Nato per esempio, avresti voluto spiegare se era calcio di rigore oppure no? Io credo che era, però gli errori possono essere per noi o anche in contro nostro. Ti chiedo questo, si parla di te come un attaccante di grande sacrificio che fa sportellate, cerca di creare gioco, di far inserire i compagni e segni un po' di meno per favorire i tuoi compagni. Ti pesa questa cosa o va bene così? Ne hai parlato con l'allenatore? Perché all'inizio ti ho detto spero di fare 13 gol. Ci arrivi a farlo perché ancora mancano molte partite. Però è anche vero che ti sacrifichi parecchio per fare segnare comunque, per far inserire negli spazi i tuoi compagni. Sempre ho giocato dello stesso modo, no? Non credo di cambiare ora quello. Sempre penso a darle una mano ai miei compagni del mesocampo, no? Più che altro. Dopo sì, io so che sono un attaccante, devo segnare. Adesso hanno passato parecchie partite che non ne ho segnato, no? Devo cambiare quello, no? Il mister ha detto che adesso inizia lo più difficile perché la motivazione contro le grandi squadre magari è più facile, no? In quel senso, però se noi mettiamo in campo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso credo che possiamo ancora arrivare più sopra, no? Io vorrei sapere se vi siete detti qualcosa di particolare con Maxi Lopez. No, particolare cosa? Vi siete salutati una maniera? Sì, no, normale. Vi siete detto come si trova a Milano, vi siete raccontati qualcosa? Sì, parliamo di tanto in tanto, però normale come amici che eravamo qua. Ancora siamo, no? In questa seconda parte di stagione non è avuto un attimo di riposo, è stato sempre in campo. Per te ha inciso male o meglio sulle tue prestazioni? No, a me mi piace giocare tutte le partite, sia per aiuto della squadra. Sono sempre pronto, no? Dopo credo che se tu giochi 90 minuti tutti i weekend sicuramente tu prendi un ritmo più alto che se non giochi. Quindi prima hai detto che giocando in questo modo potete anche avere una posizione di classifica migliore, cioè arrivare Europa. Guardiamo un pochettino le ipotetiche avversarie. Secondo te Inter, Roma, Udinese sono più forti del Catania o in questo momento siete veramente alla pari di queste squadre? Sono tutte grandi squadre, no? Però la classifica parla anche e noi siamo vicini a tutte queste squadre che tu hai detto. Soprattutto la presenza costante anche di Parrientos che ha
è arrivato grande infortunio, ma adesso sta giocando anche lui con regolarità. Concorrete spesso, ho fatto lo stesso terzetto. Quanto ti aiuta e quanto aiuta il Catania a sviluppare il gioco e a finalizzare? È importante la continuità, ci conosciamo bene tutti e tre, ancora sicuramente dobbiamo migliorare tante cose, però ci riusciamo a fare delle belle prestazioni, no? Belle prestazioni. Dopo sicuramente dobbiamo segnare ancora di più. Quanto può migliorare ancora il team rispetto alle ultime partite e che margini di miglioramento ci sono per il credente all'attacco vostro? Non è il suo miglioramento? Il Pitu può migliorare tantissimo ancora perché per volta le fa male il ginocchio, no? Perché quel problema non è facile che lui ha avuto, però io lo conosco bene, l'ho visto in grande forma in San Lorenzo e anche qualcuna partita qua ha fatto di grande prestazione. Quando lui migliorerà, poi quando potrebbe migliorare? Sicuramente, tutta la squadra, sicuramente che è così. Parliamo un po' del Chievo, prossimo avversario. Dicevo appunto, inizia un altro campionato, dovete stare attenti, c'è da rivendicare la sconfitta dell'andata, insomma ci sono tanti temi, c'è da cercare l'Europa, ci sono tanti temi da affrontare per questa partita contro un avversario che sta bene, come voi. E loro anche giocano bene, sono una squadra forte, tosta e sicuramente non sarà facile. Nulla dopo, però ho parlato con Marchese e mi ha detto che non era entrata la palla, no? Quello tuo, purtroppo, sentivi un po' di ritorno? Non l'ho visto dopo. No. Ultima cosa per me, quanto ti stupisce quello che sta facendo in questo momento Carrizo a Catania? Carrizo credo che sta facendo un campionato buonissimo, no? Perché dopo che lui è arrivato la squadra anche è migliorata e non prendiamo tanti gol, merito anche della difesa. Sicuramente Carrizo è arrivato al livello che conosciamo in Argentina, no? Andújar è un grandissimo portiere, no? De selezione anche, quindi sono tutti e due bravissimi. No, non lo so, quello lo lascio per voi. Chievo, lo affronterete in trasferta, ormai non c'è più questo problema, questa paura di andare a giocare fuori. Merito di Montella che è riuscito a scardinare le partite tra casa e trasferta e vi ha dato la stessa mentalità? Sì, credo che il mister con la sua mentalità, credo di squadra grande, è stato bravo in quell'aspetto di giocare fuori di casa come, quasi come a casa, no? Abbiamo accennato all'inizio dell'intervista, l'obiettivo di gol alla fine per questo resta quello? Sì, sempre lo stesso. Sempre 13. Mm-hmm.